Buonasera, bentrovati a un'altra puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata al calcio femminile Amaranto, al settore giovanile dell'Arezzo. Torneremo a parlare del campionato di Serie B. Siamo al cavallo tra i due impegni casalinghi dell'Arezzo Calcio Femminile. Parleremo anche di settore giovanile dell'Arezzo. Stiamo conoscendo di settimana in settimana tutti i vari protagonisti addetti ai lavori. Intanto ritroviamo Elettra Fiorini per l'Arezzo Calcio Femminile. Buonasera, Buonasera. Elettra. Questa sera abbiamo le atlete della squadra giovanissime, Sì, le giovanissime, giovanissime. quindi benvenute, poi vi verremo a conoscere dopo nella seconda parte. Poi saluto Amerigo Polendoni, che ritroviamo con piacere, che è il preparatore dei portieri della formazione allievi nazionali delle due formazioni esordienti dell'Arezzo. Sì, Bene, benvenuto. buonasera. Allora Elettra, prima di vedere il servizio che ci ha preparato Riccardo Buffetti, che salutiamo che questa sera non può essere qui con noi, un altro appuntamento rimandato con la vittoria. Eh sì, un altro appuntamento rimandato. E dispiace soprattutto perché le ragazze hanno giocato davvero bene, hanno giocato forse una delle migliori partite di questo campionato e hanno espresso veramente un buon calcio. Fino all'ultimo sono state sul pezzo, purtroppo un po' anche per sfortuna questa volta, insomma, perché comunque l'avversario l'Imolese era una squadra abbastanza alla nostra portata e benché anche loro abbiano messo una grande grinta, una grande determinazione in campo, comunque non vi erano né quelle individualità né quelle giocate che ti fanno dire, insomma, questa non è una partita che possiamo vincere. Quindi questa volta effettivamente non sono stati concretizzati tutte le occasioni che sono state create, sono state tante, perché comunque sia anche nel secondo tempo ci sono stati tre calci d'angolo uno dietro l'altro, insomma sono tantissime occasioni hanno creato, purtroppo sembra che quelle porte siano stregate. Allora, vediamo il servizio di Riccardo Buffetti e sentiremo anche la voce dell'allenatrice Emanuela Tessi. Dopo la vittoria del derby contro il Grifo Perugia di domenica scorsa, grazie alla rete di Laura Verdi, l'Arezzo Calcio Femminile prova a sfatare il tabù casalingo nell'ultimo turno del girone di andata del campionato nazionale di Serie B. A Laurentini arriva l'Imolese. Per l'occasione Emanuela Tesse cambia formazione inserendo Teci dall'inizio come centravanti, Verdi trequartista, Zeghini come centrale di difesa. Le nuove mosse si fanno vedere subito, l'Arezzo inizia il pressing dai primi minuti. Al minuto 20 Casula lancia Teci, fermata da un difensore, poi recupera palla. Vede l'inserimento sulla destra, il taglio di Mattia, c'è cioè, doppio con il portiere, però è la gran parata del portiere dell'Imolese che nega la gioia, la quinta rete stagionale Mattiacci. Poco dopo al 45esimo è Casula che ci prova la distanza, ma conclusione velleitaria, termina sopra la traversa. Nella ripresa il copione non cambia, Arezzo continua a pressare le avversarie. Al quinto occasione per Casula che con il suo destro colpisce la traversa in pieno e fa gridare alla gioia della rete i tanti tifosi presenti, ma colpisce tanto il legno superiore. Poco dopo ci prova Zeghini con una carambola del portiere ospite, non riesce a toccare di fiore, la tocca però Pignaioli, mette in calcio d'angolo, non riesce l'Arezzo a portare a casa i primi 3 punti della stagione, solo 1-0-0 contro l'Imolese. E adesso domenica prossima, nella prima giornata del girone di ritorno, arriverà la capolista Vittorio Veneto. Ah, sono qui con Manuela Tessa, l'attrice d'Arezzo. Manuela, anche quest'oggi il tabù casalingo non viene sfatato, ma gli applausi finali a parte del pubblico vogliono dire tanto per la squadra. Sì, oggi penso che la squadra ha espresso veramente un bel calcio, quindi per la prestazione sono felicissima. E ci è mancato il gol, siamo state anche sfortunate, però le ragazze sono state splendide. Alla fine, se si fanno queste prestazioni, arriverà sicuramente una vittoria in casa. Ovviamente è anche difficile giocare contro una squadra che mette, diciamo, un pullman davanti alla porta, magari. Sì, loro se, la squadra avversaria si è chiusa molto dietro, noi abbiamo cercato soprattutto il primo tempo di aggredirle, di sviluppare il gioco sulle fasce, giocando loro a tre, però ci è mancato sempre poi il passaggio finale, però le trame di gioco sono state veramente da grande calcio, quindi sono veramente felice. Adesso domenica arriva il Vittorio Veneto, una partita che può dimostrare la vera maturità della squadra.
Sì, e diciamo che in questo campionato ormai abbiamo finito il girone di andata, abbiamo sofferto soltanto con le prime due della classe, le prime due in classifica, Sassuolo e Vittorio Veneto. Adesso ci aspetta una gara molto difficile, ma io penso che la squadra è migliorata tantissimo dalla prima gara di campionato, quindi faremo sicuramente bene. Qui con Lenzi, difensore del Limolese, quest'oggi è una partita di sofferenza, ma un buon punto conquistato ad Arezzo. Sì, sì, comunque è una partita molto difficile, lottata fino alla fine. Però si è riuscita a tenere duro e a fare un punto, quindi essenziale per la classifica. Ecco, a proposito di classifica, quali sono gli obiettivi del Limolese questa stagione? L'obiettivo è, diciamo, andare nella parte, diciamo, sinistra della classifica e il miglior risultato possibile, ovviamente salvarsi, che è la cosa essenziale, direi, e poi basta. E allora, possiamo dare uno sguardo alla classifica dove con un recupero di campionato che c'è stato anche il ribaltone, nel senso che va in testa il Sassuolo, che ha giocato però una gara in più, giusto, sì, del Permac Vittorio Veneto, che è secondo, che fin qui aveva guidato la classifica, 31, Castelvecchio, il Calcio Padova 27, Newton Ferrara 23, Marcon 20, Federazione San Marinese e Arezzo Femminile 17, Grifo Perugia 16, Imolese 14, Udinese 13, Gordige 9, Virtus Padova 5, la Saponeria a quota 1. È una classifica che ne parlavamo anche la scorsa settimana, assolutamente soddisfacente, direi. Assolutamente soddisfacente anche per quello che era stato preventivato all'inizio dell'anno. L'idea era di cominciare a vincere comunque verso la fine del 2016, invece i primi punti sono arrivati comunque prima e questo ci permette oggi di essere a metà classifica, a metà proprio netta, quindi insomma è assolutamente un buon risultato. Se contiamo inoltre che ci sono stati diversi pareggi che potevano in realtà essere vittorie per quello che è stato visto in campo, forse ancora ci manca 3-4 punti tutti, insomma, in questa classifica. E la fine, insomma, il duello finale sicuramente ai livelli alti, sarà ai piani alti, sarà quello tra Vittorio Veneto e Sassuolo. Ora il Vittorio Veneto è sceso un pochino, ma rimane sempre comunque una grande squadra da affrontare per la prossima giornata. Ecco, questo match all'andata vinse nettamente come risultato, però mi ricordo che insomma l'Arezzo forse non meritava quel passivo, no? No, perché comunque sia l'Arezzo rimase fino all'80° minuto sotto di un gol. Furono proprio gli ultimi 10 minuti e minuti di recupero che decretarono le altre due reti del Vittorio Veneto, quindi per essere stata la prima partita in un campionato di Serie B con una squadra di questo livello, perché comunque il Vittorio Veneto è una squadra che è retrocessa nella scorsa stagione dalla Serie A e non ha mai fatto segreto di voler tornare nella massima serie, quindi insomma fu sicuramente un inizio incoraggiante. Adesso quello che dobbiamo vedere è una prova di maturità soprattutto a livello di campo, non soltanto di risultato. Poi non si sa mai, Manuela Tessi aveva detto che avrebbe preparato questa partita anche solo per un pareggio, perché comunque un pareggio contro una squadra di questa caratura sarebbe stato un risultato assolutamente importante per l'Arezzo, però vediamo un po' come andrà. Ecco, abbiamo sottolineato anche i passi in avanti tecnici rispetto anche alle prime giornate, anche la punizione che abbiamo visto di Casula, cioè si vede che i miglioramenti anche dalle azioni da gol, poi al di là che possono essere concretizzate o meno, però certi movimenti, anche la precisione è nettamente aumentata. No? Manuela Tesse non ha bisogno di presentazioni come allenatrice, sicuramente ha fatto un lavoro molto importante soprattutto anche sui gesti tecnici, sulla tattica, sulla lettura della partita. Lei in questo è veramente molto meticolosa, fa provare tante situazioni durante la settimana, perché è giusto che abbiano le ragazze un bagaglio il più possibile ampio, uno spettro il più possibile ampio di situazioni di gioco da cui poi poter attingere per fare delle scelte nel momento, nei 90 minuti di gara. Quindi sì, le ragazze hanno avuto un notevole miglioramento, anche perché comunque venivano da una Serie C dove l'importante erano altri valori calcistici che si mettevano in campo e assolutamente non c'era bisogno di tutta questa tecnica di gioco tra la Serie C e la Serie B. Il divario è effettivamente molto ampio.
Amerigo, segui con simpatia, diciamo, i progressi che fa il movimento del calcio femminile, anche con gli sforzi che la federazione in questi Sì, anni ha fatto, ha certo, anche spinto. perché se no fino a poco tempo fa le ragazze si trovavano solo in qualche squadra di maschi e poi arrivavano a 14 anni e non avevano più la possibilità di esprimersi. Quindi invece partendo anche dal basso con squadre femminili è un movimento che deve essere portato avanti, anche perché se no a livello poi nazionale si arriva sempre molto in ritardo su questi tipi di sport. Quindi la federazione ha fatto molto bene a dare spazio allo sport femminile anche a livello calcistico. Anche perché c'è una spinta, cioè si percepisce questa attenzione rispetto anche solo a 10 anni fa, forse, no? Da parte delle donne, un interesse maggiore per il calcio. Sì, c'è meno, diciamo, riluttanza nel praticare il calcio come sport, che una volta, diciamo, che le ragazzine o le bambine che andavano a fare calcio l'hanno vista un attimino con un certo occhio un po'. Adesso invece, anzi, forse le ragazze dimostrano anche maggiore determinazione dei maschi di pari età e quindi non posso negare che nello sport ultimamente, anche a livello nazionale, le più grosse soddisfazioni vengono dal settore femminile, non quello maschile, quindi di buon grado che nuovi sport vengono aperti al sesso femminile in maniera ampia e soprattutto devono essere aiutati dalle federazioni perché chiaramente ci sono dei sforzi economici, dei sforzi organizzativi e devono avere gli stessi spazi che ha una squadra maschile, cioè nel senso a parità di graduatorie, ecco, quindi devono avere a disposizione impianti sportivi e tutto quello che serve per fare sport ad un certo livello, insomma. Ora che siamo elettra, diciamo, a metà stagione, anzi oltre, questo impatto della Serie B a livello proprio del movimento aretino del calcio femminile, che bilancio, diciamo, si può fare? È stato quello che ci si attendeva in Sì. parte, Il no? Come trend. bilancio è assolutamente positivo. Con la Serie B abbiamo accresciuto quel seguito che comunque già l'anno scorso avevamo iniziato a fidelizzare. Raramente chi viene a vederci per la prima volta non ritorna poi una seconda e una terza perché comunque è uno sport che anche all'uomo che è abituato a vedere un altro tipo di calcio, più fisico, magari più aggressivo, piace perché invece c'è quel guizzo tecnico, quell'attenzione alla parte tattica maggiore forse rispetto al calcio maschile, perché ovviamente le donne non potendo avere la forza fisica che hanno gli uomini devono lavorare su altri comparti. Però ecco, è assolutamente positivo anche vedere come la piazza, come gli aretini abbia accolto anche tutte le iniziative che abbiamo fatto. Noi abbiamo cercato di collaborare con le associazioni, di mettere dei piccoli semini in quella per coltivare un po' il nostro pubblico e devo dire che questo pubblico è arrivato anche perché domenica scorsa abbiamo avuto il Laurentini praticamente pieno, c'erano tantissimi bambini delle scuole elementari perché abbiamo fatto questo progetto all'interno delle scuole elementari e sono venuti tutti molto volentieri a vedere quest'ultima partita del girone di andata. E adesso domenica alle 14:30 Sì. sempre c'è quella che era la capolista che potrebbe tornare capolista, e non ci auguriamo non questa settimana ovviamente, o quella dopo, quando recupererà questa partita in meno. Dobbiamo dire che ecco, è una partita questa che ci si attende spettacolare, perché l'Arezzo non credo che vorrà partire battuta, No, insomma. Anche assolutamente. se i numeri 53 gol, pensate che ha questo è il Sassuolo, scusate, il Vittorio Veneto ne ha fatti 21 ma ne ha subiti solo 5. Pensate che il Sassuolo ha fatto il doppio dei gol praticamente della seconda in questo caso, 53 gol e 9 subiti, hanno speso tanto, l'abbiamo parlato tante volte. Quindi questo Permach che non segna tantissimo, perché ad esempio il calcio Padova ne ha fatti 44, però ha la miglior difesa con 5 reti subite, quindi è un po' questo forse la chiave, no? Sì, anche il tipo di organizzazione diversa
presenza del Permac rispetto al Sassuolo, è più una società che comunque si avvicina a noi, benché abbia militato anche in Serie A. Io ho uno splendido ricordo dell'accoglienza che abbiamo avuto a Vittorio Veneto e delle persone che anche lì magari lavorano anche a titolo totalmente gratuito per far crescere questo movimento. Allora ci fermiamo un attimo, tra poco conosceremo le giovanissime Amaranto, faremo il punto dei risultati invece del settore giovanile dell'Arezzo e poi con Amerigo vedremo questi portieri come va, che cosa bolle in pentola. Ci vediamo tra poco. Seconda parte di Mondo Amaranto, dopo aver analizzato la partita dell'Arezzo Calcio Femminile con l'Imolese, domenica allora big match contro il Permac Vittorio Veneto alle 14.30 allo Stadio Lorentini di Pescaiola, di solito portiamo i maschietti, per la seconda volta però questa sera con molto piacere ospitiamo invece la squadra delle giovanissime dell'Arezzo Calcio Femminile. Vieni pure in piedi, ti chiami? Alice Ciarpaglini. Allora, prima si diceva che c'è voglia, no, da parte delle ragazze o anche fin da quando magari sono bambine di giocare a calcio. Tu come e perché hai iniziato? Ho iniziato perché fin da piccola mi piaceva giocare al pallone e dopo piano piano ho convinto la mamma a mandarmi a giocare a calcio. E la mamma all'inizio non era molto contenta? No. Come l'hai convinta? Perché mi ha fatto provare un paio di sport e ha visto che non facevano per me, quindi ho voluto provare questa esperienza. E con la prima volta nel campo da calcio te la ricordi? Com'è stata? No, no, non me la ricordo. Come squadra intendo? Bella, dai. Bella. E voi che tipo di campionato fate? Un campionato a 7. Sì, quindi siete 7 contro 7. Sì, regionale. Regionale. E com'è la situazione? Come sta andando? Siamo super giù, a metà classifica. Uh-huh. E siete contenti, soddisfatti? Sì. Sì. Più o meno. Hai visto la partita dell'Arezzo domenica? Sì. Come ti è sembrata? Hanno giocato parecchio bene. Il portiere dell'Imolese era parecchio bravo. Ha pagato? Sì. Bene. Andiamo da, ti chiami? Arianna Ferrini. Sì. Tu invece come hai iniziato? Io mi è sempre piaciuto giocare a calcio e fin dalle elementari giocavo sempre con i maschi e anch'io dopo tanto tempo sono riuscita a convincere mia mamma a farmi giocare, anche se diciamo che all'inizio non era molto contenta. E ormai sono con questo 3 anni che gioco e mi piace. E i maschi quando andavi a giocare con loro che dicevano? Erano contenti o trovavano un po'? No, no, erano contenti anche contenti. Loro, sì. Comunque ora finalmente sei in una squadra, diciamo, tutta femminile, quindi sì. Tra l'altro in un ambiente dove si cresce, si impara cose nuove, ti senti migliorata già rispetto all'inizio? Sì, sì. In che ruolo? Hai già un ruolo? Perché nel calcio a 7 non so tecnicamente come, se ci sono già dei ruoli predefiniti. Solitamente diciamo centrale di difesa. Centrale, quindi sei quella che deve insomma respingere, quindi no, avere a che fare con gli attaccanti avversari. Ti piacerebbe che diventasse una professione? Da grande, ancora, c'è una professione, diciamo, giocare poi nella prima squadra. Ancora non lo so, però può essere un'alternativa valida. Un'alternativa, diciamo, valida. Bene, andiamo a conoscere. Miriam Arno, buonasera. Da quanti anni tu giochi? Io il terzo anno che gioco e ho sempre fatto sport molto femminili, ma non mi sono mai trovata veramente a mio agio e quindi ho deciso di convincere i miei a mandarmi a giocare a calcio. Quindi c'erano degli ambienti che non ti piacevano? Cioè come a livello di spogliatoio, a livello di rapporti? Sì, ma più che altro non mi trovavo bene con delle ragazze che erano caratterialmente diverse da me, perché secondo me le ragazze che giocano a calcio hanno un carattere molto più forte rispetto a quelle che fanno uno sport femminile, tipo la danza, e non mi trovavo bene. Bello questo letto, no? Perché cioè, il calcio ti forgia un po' di più, diciamo. Esatto. C'è più bisogno di temperamento. Sì, e secondo me è uno sport che ti forma anche il carattere. Sì, perché poi in campo insomma non è che vi risparmiate. Sì. Esatto. Ma poi anche nel vincere e nel perdere, perché non si può sempre vincere. Sì. Quando perdi, cioè, piano piano impari a accettare le sconfitte. Invece in altri sport non è sempre no. Così. Senti, settimanalmente quanto ti impegna? Nel senso con la scuola, con tutto il resto? Ma
con la scuola è abbastanza difficile, però io, anche se dovrei dare precedenza alla scuola, do precedenza al calcio. Ecco. Meglio il calcio della scuola. Adesso l'avrò tollerato, esatto. Sicuramente. Che scuola fai così? Liceo scientifico-linguistico Francesco Redi. Ah, quindi insomma una delle scuole più frequentate, esatto. Di Arezzo. Ma nelle ore di educazione fisica vi fanno giocare a calcio un po', no? No, no, perché hanno paura che ci facciamo male, quindi... Ah, va. Perché nei... Vabbè, c'è questo pregiudizio un po', no? Sì, sì. Del calcio. Tu quindi vorresti che diventasse un futuro, insomma, no? Sì, mi piacerebbe, anche se la vedo abbastanza difficile, perché diciamo che un futuro calcistico ce l'hanno maggiormente i maschi. Uh-huh. Le femmine invece hanno meno possibilità. Quindi... Qual è il tuo pezzo forte, che è la cosa che ti riesce meglio? Diciamo la corsa. La velocità. La velocità e la resistenza, tutto quello che riguarda la corsa. Bene, detto, sono venuti degli spaccati molto interessanti, anche a livello proprio di cosa rappresenta, di cosa può aiutare anche a livello caratteriale il calcio femminile. Allora, adesso andiamo a sentire invece da Amerigo, tra poco facciamo la carrellata dei campionati. Prima di farlo però, tu prepari i portieri, partiamo dagli allievi nazionali, e sì. Adesso dopo vedremo anche che cosa hanno fatto, l'altro hanno vinto anche loro il derby di Siena, 3-1, sì. Quindi hanno vinto andata e ritorno, quarta vittoria consecutiva per la squadra di Alessandro Violetti. Ecco, come ti trovi? E che, ecco, la regia ce lo mostra subito, è pronta, allora li dobbiamo leggere subito. Allora, vedete la vittoria dell'Arezzo a Siena 3-1, Viterbese Carrarese 1-1, Prato Pontedera 0-0, Livorno Gubbio 3-0, Tutto Cuoio Modena 0-0, Lucchese Pistoiese 2-2, ancora una volta nel segno di Ricci, che si conferma capocannoniere, che era ospite qui proprio la scorsa settimana. Arezzo che piano piano continua a risalire la china, a quota a questo punto vedete 16, ma considerato insomma la situazione di 4 settimane fa, anche qui c'è stato un netto passo in avanti. Allora, portieri degli allievi, che ci dici? Ma io ho due portieri veramente molto validi, e diciamo che forse è la prima volta che riesco a trovare due portieri che chiunque va in campo può dare il suo apporto, quindi non c'è un primo e un secondo portiere. Ci sono due ragazzi molto validi che poi fra l'altro giocano un anno in anticipo, perché sono 2001 e il campionato agli aghi possono partecipare fino ai 2000, e secondo me sono due portieri di ottima prospettiva. A questa età, e anche considerando l'evoluzione che ha, il ruolo che ha avuto, che avrà ancora il ruolo del portiere, su che cosa puntate? Nel senso, su quali tipi di abilità, al di là di quelle che sono le caratteristiche fisiche? Ultimamente, sì, a parte i canoni del portiere classici, ma ultimamente un portiere che viene notato in maggior modo è uno che sa usare i piedi, cioè a livello calcistico deve essere valido soprattutto con i piedi, quindi è un giocatore aggiunto ormai il portiere, non è più quello che sta lì nella porta e aspetta solo il pallone quando gli viene scagliato verso la porta. Ora deve avere un senso tattico, perché deve prevedere in anticipo anche le azioni sia degli avversari e sia saper far ripartire la propria squadra in maniera molto veloce, e quindi deve avere delle doti con i piedi abbastanza importanti. Infatti la difficoltà maggiore che troviamo noi preparatori è proprio quella di portarli a un ottimo livello con i piedi, perché purtroppo nelle categorie inferiori diciamo il ruolo del portiere è visto solo quello che para il pallone, e con i piedi non viene quindi fatto quel tipo esercitato di lavoro, più di tanto, e quindi ve lo ritrovate già grandino, diciamo, ecco, e quindi diventa già un po' più problematica, perché quando un gesto lo hai acquisito da bambino diventa semplice avere dei progressi, quando invece fino a 15 anni con i piedi hai fatto solo il classico rinvio, che diciamo ora come ora il classico rinvio da palla a mano e rinvio non viene fatto quasi più, è una delle difficoltà maggiori che trovano, però con il lavoro si risolve tutto, insomma. Ragazzi, ne commentavamo poi qualche puntata fa, ha avuto anche questo portiere di giovanissimi che è stato notato Che è andato all'Empoli, no? Sì, Casini, quindi è un
diciamo, è un vanto per la società e per il preparatore che questo l'ha sempre allenato, Claudio Luzzi. Già l'anno scorso l'aveva lui e quest'anno ugualmente, e quindi è un buon punto di partenza per il settore giovanile dell'Arezzo, che come tu ben sai tutte le volte deve ripartire da capo. Ora sembra che, insomma, le fondamenta sembra cioè, che le fondamenta non siano più solide, sì, e quindi... È tanti anni che se ne parla, no? Anche con te ci siamo visti tante volte, no? Anche sì. nella vecchia società, no? E dove sono passati peraltro, e questo è un po' il cruccio, no? Perché di talenti ne sono passati, infatti, l'hai avuti anche, anche allenati. Infatti, il brutto è vedere ragazzi della città che se non hanno uno sfogo esterno poi finiscono a giocare categorie dilettantistiche, mentre quelli che un attimino, diciamo, sono stati indirizzati in altre società professionistiche, li vedi poi a giocare nei professionisti con degli ottimi risultati. Quindi io penso che la società ha fatto bene a partire dalle basi, e quest'anno ha fatto 3 categorie in più, quindi ha fatto le 2 categorie d'esordienti e la categoria dei giovanissimi B, quindi proprio in previsione di avere i ragazzi poi quando arrivano agli allievi molto più preparati. E nulla toglie che ogni tanto qualcuno magari potrà salire in prima squadra. Il nostro lavoro è proprio per questo, insomma, la nostra soddisfazione è quando sai che un ragazzo che tu hai allenato magari diventa professionista. E tu alleni anche prepari i portieri più piccoli, degli esordienti, quindi quel lavoro lì lo riesci a fare già, sì, no? Sì, fortunatamente lì si inizia a fare, gli esordienti sono 2005 e 2004, e quindi partendo già così presto prevedo che quando arrivano agli allievi hanno buona dimestichezza con i piedi, insomma. Secondo te qual è un'età in cui, perché a volte si sente dire dei bambini, no, io voglio fare il portiere, però anche nelle, non dico nei piccoli amici, ma insomma un pochino più grandini, però gli allenatori, no, sono un po' titubanti nel fargli fare questa prova, a volte non gliela fanno manco fare. No, ecco. Io senti, mi sono sempre battuto per, diciamo, per trovare il portiere che chiaramente, oltre al fatto che il bambino viene, c'è quello che si presenta già il primo giorno della scuola calcio con i guanti, perché magari c'ha lo zio che fa il portiere, e quindi e quello inizia da subito. Però ci sono quelli che, in genere gli allenatori delle scuole calcio, che fanno? Mettono in porta il bambino che al momento è meno dotato per fare un altro ruolo, un ruolo di movimento. Di ripiego, dici te. Ecco. E secondo me è una cosa sbagliatissima, certo. Perché poi dopo, magari fra questi alcuni riescono anche, però chiaramente se uno già individuasse caratteristiche che può avere un portiere, quindi fisiche o comunque destrezza, coraggio, che sono le caratteristiche fondamentali per un portiere, e già lo si provasse fin da piccolo, e poi magari arriverebbe già ai giovanissimi ad avere un ruolo ben definito. Però a volte può succedere che uno che magari ha giocato, che ne so, qualche anno difensore o attaccante, poi magari prova una volta ad andare in porta e scopre che il ruolo suo è quello, insomma, nel senso, capito? Però chiaramente se uno già dall'inizio inizia a fare una selezione sulle doti, come ho detto, fisiche o comunque caratteriali, perché il ruolo del portiere è un ruolo difficilissimo, secondo me è il ruolo più difficile, quindi non è detto che in porta ci debba andare quello che è più timido, anzi il portiere è tutt'altra cosa, anche perché è quello che sprona la squadra, è quello che dà coraggio alla difesa, è quello che salva il risultato, e quindi insomma deve avere doti oltre che fisiche anche caratteriali importanti. Allora, proprio pochi secondi per vedere gli altri campionati. La Berretti, che all'andata e la partita campolesca che è riuscita a vincere 3-2 con la Lupa Roma, al ritorno ha avuto questo contrappasso, è stata battuta proprio al 92esimo, era passata in vantaggio con un autogol nel secondo tempo, poi tutto in 4 minuti, prima ha pareggiato Barreca per la Lupa Roma e poi il 2-1 finale che è arrivato con Aureli da calcio d'angolo. Questi l'avete visti i risultati, la classifica vede il Prato a 28,
poi Tutto Cuoio 27, Siena Livorno 24, Pistoiese 20, Lupa Roma 19, Lucchese 18, Gubbio 17, Arezzo che ha perso diverse posizioni, a quota 16, Carrarese 13, Viterbese Pontedera 10, chiude l'Olbia 5 punti. Sabato torneremo a seguire anche con le nostre telecamere la partita della Berretti. E poi vediamo i giovanissimi che ci mancavano. Qui invece il derby di Siena è andato un po' invece in modo diverso, ha vinto il Siena 1-0, poi Viterbese Carrarese 1-0, Prato Pontedera 7-1, Livorno Gubbio 4-0, Tutto Cuoio Modena 1-3, Lucchese Pistoiese 1-1. L'Arezzo comunque ha provato varie volte anche a tentare di pareggiare con Steccato, Bux, Fazzuoli, ma non ce l'ha fatta. In classifica anche qui situazione abbastanza incerta, Livorno 31, poi troviamo il Prato a 30 insieme al Modena, poi guardate che dislivello, si va ai 19 punti dell'Arezzo e della Lucchese del Tutto Cuoio, Siena 16, Carrarese Viterbese 14, Gubbio 13, Pistoiese 12 e Pontedera a quota 2. Bene, io ringrazio molto Amerigo Polendoni, grazie a Elettra Fiorini, grazie alle giovanissime Amaranto, ci rivediamo la prossima settimana.